La vacanza sognata da tempo, di quelle che si aspettano un anno intero quando si hanno solo 20 anni, è diventata all'improvviso tragedia. Giorgio Canevari, 20 anni, si è tuffato da una scogliera alta 10 metri a Formentera. È caduto su una roccia ed è morto sul colpo. Il giovane viveva a Milano, ma fortissimo era il suo amore per Ottone. Il padre, infatti, Achille, è di Orezzoli, una piccola frazione del comune dell'Alta Valtrebbia, dove Giorgio, conosciuto da tutti in paese, ha trascorso tutte le sue vacanze estive fin da quando era un bambino. Giorgio è arrivato sull'isola da soli 2 giorni. Tutto è accaduto nelle primissime ore del mattino, poco dopo le 6 di ieri, nei pressi della spiaggia di Calen Buster, a nord dell'isola. Giorgio, tornato da una festa in spiaggia, voleva fare un bagno all'alba. I suoi amici, che hanno condiviso con lui il viaggio, hanno raggiunto il mare passando attraverso una piccola spiaggia. Lui, invece, ha deciso di fare un tuffo di oltre 10 metri, che gli è costato la vita. Alle 6:30 la vita di Giorgio era infatti già stata spezzata. Il corpo purtroppo senza vita del ragazzo è stato trasferito ieri pomeriggio sull'isola di Ibiza per l'autopsia. Il servizio emergenza delle isole Baleari ha allertato uno staff di psicologi e medici per assistere i genitori. Appassionato di moto di Valentino Rossi e di Marco Simoncelli, Giorgio aveva frequentato il liceo scientifico Fermi di Milano. Ieri sera gli amici di Ottone hanno organizzato per lui una partita di calcio. Un minuto di silenzio in campo, irreale, incredulo, in un campo dove di solito i giovani esultano di gioia e ieri si sono trovati tra le mani domande troppo grandi per la loro età.